Ebbene, cari amici, come anticipato anche nel nostro sommario, vogliamo in questa giornata, come ben sapete, il martedì siete abituati a Padre Pio nel mondo, ovvero le vostre telefonate, la grande devozione di San Pio in diverse parti del mondo con il guardiano della fraternità di San Giovanni Rotondo. Beh, quest'oggi il guardiano è impegnato, ecco, nell'accoglienza dei tanti fedeli, dei tanti pellegrini, dei suoi confratelli che giungeranno da diversi luoghi della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio per la celebrazione della Santa Messa, quindi dei funerali di Padre Paolo Covino. E noi volevamo ricordarlo, così come abbiamo fatto in apertura attraverso questa intervista realizzata nel 2008 con Vito Ciavarella e aggiungo anche il nostro Roberto Cocomazzi, attraverso uno scorcio importante della sua vita che egli ha appunto che egli ha portato con sé come un grande ricordo. E tra i suoi tanti ricordi che lui ha voluto mettere, ecco, su carta, i ricordi e testimonianze di Padre Paolo Covino, tanti di voi conosceranno il testo. Chiesetta antica, ecco, siamo in diretta nella chiesetta antica dove la salma di Padre Paolo è stata composta per ricevere l'omaggio dei fedeli. Come ben sapete, i funerali saranno celebrati quest'oggi alle 11:30 nel santuario di Santa Maria delle Grazie, presieduti da Fra Francesco Daniele Colacelli, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. E come ben sapete, seguiremo attraverso Padre Pio TV questo momento importante e della storia, possiamo dire proprio così, della storia di San Pio, proprio perché Padre Paolo è stato colui che amministrò all'epoca l'estremunzione, diede l'unzione degli infermi a San Pio da Pietrelcina. Lui ce lo ha raccontato in questa bella introduzione di quest'oggi con In Diretta con voi, ce lo ha raccontato attraverso i suoi ricordi. Ma quest'oggi volevamo, ecco, andare a dare la parola proprio a Padre Paolo attraverso questa intervista realizzata dal nostro direttore circa 10 anni fa, quindi ricordi più intensi rispetto all'altra intervista del 2008, dove ricca anche di particolari, dove ecco, in questo piccolo intervento lui racconta l'ultima notte di Padre Pio. Qui non fummo svegliati. E lei mi sente, che succede? Padre Pio sta male, Padre Pio sta male, correte, correte. Mi alzai subito, stava vestito, si intende, e corse nella stanza di Padre Pio. Quando sentì il dottor Sano che diceva, Padre Pio lo perdiamo stanotte, Padre Pio lo perdiamo stanotte. Padre Superiore, posso andare a prendere l'olio santo? E sono corso subito, corri, corri figliuolo. Sono andato in sacrestia, ho preso l'olio santo, sono salito sopra. Per amministrare l'olio santo a Padre Pio, e disse al superiore, faccia lei, a Padre Raffaele, faccia lei, nessuno voleva farlo. E perché? Non erano pratici, non l'avevano fatto mai. Disse Padre Superiore, posso farlo io perché sono pratico, l'ho fatto migliaia di volte a Foggia. Sì, comincio. E così cominciò a fare quelle preghiere. Diede l'assoluzione sub condizione, cioè quando uno non può parlare, allora il Signore interviene lui, lo sacerdote, fatta la confessione così brevemente, cominciò a ungere gli occhi, il naso, la bocca, voleva, e cercavo di affrettarmi per finire, e sentivo il dottor Salo, lo perdiamo, Padre Pio, lo perdiamo stanotte, e così finì le preghiere, e vide Padre Pio che fece così, fece, ah, e chiuse gli occhi. Mentre riceveva il sacramento, Padre Pio era cosciente? Beh, Padre Pio non disse neanche una parola. Forse diceva segretamente Gesù Maria, forse, ma poi si può pensare che lo dicesse, ma io non ho sentito mai, neanche una parola ho sentito. Perché Padre Pio stava male, stava. E di fatto dopo pochi minuti è espirato, erano le 2:30, è espirato Padre Pio. La mattina precedente c'era stata
quasi un'avvisaglia, lei serviva la messa, l'ultima messa? E io lo vestivo tutte le mattine, lo vestivo e l'accompagnavo sull'altare. Poi dopo, finita la messa, lo accompagnavo in sacristia, si metteva sotto il braccio mio così e piano piano l'accompagnavo in sacristia tutte le mattine. E quella l'ultima mattina quando Padre Pio dopo la messa come si alzò, sta per cadere, mentre scendevamo i gradini, io già ero sceso il primo gradino e stavo già avanti, Padre Pio Martino stava dietro, questo è Padre Pio che è barcolato, l'ha acchiappato così per la vita e l'ha sostenuto. Io mi sono portato indietro, ho mandato con la spalla un poco, Padre Pio. E poi la carrozzella, arrivo subito alla carrozzella, stava in sacristia, e così mettevo Padre Pio sopra e l'accompagnavo in sacristia. E mentre l'accompagnavamo diceva, figlioli miei, alle persone, quasi per dire addio. Padre Pio era all'ultimo momento. Poi è andato in una stanza, ha voluto scendere a confessare. Fino all'ultimo giorno. Fino all'ultimo, Padre Pio per la confessione ci teneva assaiissimo. E così, non potendo confessare, è tornato indietro, non me la fido. E salite sopra e poi si dice, tra parentesi, che abbia confessato una certa Sanna di Cagliari. Ha detto lei a me, io mi sono confessato da Padre Pio. Mentre Padre Pio stava nella carrozzella, dice, Padre, voglio confessarmi nuovamente. E Padre Pio si dice che l'abbia confessato, mi disse a me questa donna. L'ha confessata e poi è salita sopra. Ed è rimasto per tutta la giornata? Sì, poi si è affacciato pure ancora, faceva segno col fazzoletto alla finestra, si è affacciato al coro, insomma, per salutare le persone, È stato, anzi sono stati questi vari momenti i suoi addio? E poi la sera, quando Padre Pio faceva segno così, io passando, vede Padre Pio sopra, lo vide pieno di luci, ma che è successo qua? E Padre Pio era gli ultimi momenti. E dove è successo questo? Nella chiesa. Mentre io passavo, in mezzo alle persone, là, invece Padre Pio faceva segno così, lo vide pieno di luci, Padre Pio, quanto è bello. Dove si trovava Padre Pio? Sul coro, vicino di fronte all'organo. Da questa parte qui, lo solito posto dove si metteva lui, nel matroneo. E così, pieno di luce, qui. Quasi un avviso che Padre Pio stava per morire. Ed è bello riascoltare Padre Paolo e i suoi racconti e testimonianze. Io qui ho una edizione, una delle precedenti edizioni del suo testo, Ricordi e Testimonianze, una delle ultime, non proprio l'ultima, credo la penultima, Ricordi e Testimonianze, in tanti forse sicuramente avrete a casa questo testo dove lui si racconta e racconta soprattutto il suo personale rapporto con San Pio da Pietrelcina. Abbiamo modo anche di rileggere qualche passaggio di questo testo. È proprio Padre Paolo che ha svolto il suo ministero, pensate, 70 anni di sacerdozio, festeggiati proprio il 21 marzo di quest'anno. Eccole qui le immagini, grazie Michele Siena dalla regia. Vediamo durante questa celebrazione, qui siamo al momento dell'omelia di Sua Eccellenza Monsignor Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, in un passaggio, credo un passaggio finale della sua omelia, dove tratteggia in particolare la figura del sacerdote. E grande festa, tanti gli amici, tanti i fedeli, tanti i devoti che hanno raggiunto San Giovanni Rotondo e hanno dimostrato così grande affetto, ma soprattutto i suoi confratelli con cui ha festeggiato Padre Paolo i suoi 70 anni di sacerdozio. 70 anni di sacerdozio dedicati principalmente ai bambini, ai ragazzi, agli araldini, i bambini dell'ordine francescano secolare, che all'epoca si chiamavano i cordigeri, agli scout, negli ultimi anni anche alle scuole della sua città, conquistando così con la parola semplice, con la sua coerenza di vita di loro e in qualche caso divenendo così uno strumento di chiamata divina. Pensate, sono circa 15
pensate un po', le vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale sbocciate proprio grazie a padre Paolo Cuvino, tra cui anche l'ex ministro provinciale padre Paolo Cuvino, suo nipote, ex ministro provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo e padre Pio, attuale, anche, tra questi anche l'attuale custode del Sacro Convento di Assisi, Giuseppe Piemontese. Avremo modo anche di seguire uno speciale, un servizio a lui dedicato proprio prima della Santa Messa dei funerali di padre Paolo, che essendo stato testimone privilegiato della vita di padre Pio aveva scelto così di non tenere per sé quanto aveva potuto vedere e ascoltare. A tal fine aveva raccolto tutti i suoi ricordi e quelli delle persone a lui vicine in un libro intitolato Ricordi e testimonianze, che è stato pubblicato dalle edizioni padre Pio da Pietrelcina per la prima volta, pensate, nel 1992, ed oggi ha raggiunto la quarta edizione, quindi questa che ho qui tra le mie mani sicuramente è la terza edizione. Volevo ascoltare un po' un piccolo passaggio di questo intervento di Monsignor Castoro. Ascoltiamo. L'esempio di Padre Pio ti porti a desiderare sempre di più di essere conformato a Cristo, sommo ed eterno sacerdote. E quest'oggi affidiamo i nostri voti alla Madonna delle Grazie. A lei chiediamo di non distogliere lo sguardo da te e ti doni serenità, lunga vita e salute. Amen. Ed è proprio bello vedere questa grande emozione, c'è un bellissimo giorno, quello del 21 marzo di quest'anno, quando padre Paolo, ecco, commosso insieme a tutti i suoi confratelli, insieme alla sua famiglia, sempre accanto ai suoi nipoti, ai suoi tanti nipoti, ha celebrato, ricordato, i 70 anni proprio accanto a San Pio da Pietrelcina nella chiesa inferiore. E tra le tante vocazioni, tra i tanti strumenti, ecco, lui è stato uno strumento per la vocazione di tanti, come abbiamo prima accennato, quasi 15, credo anche 16, tra le vocazioni di padre Paolo Cuvino, tra questi sacerdoti. Abbiamo voluto anche prendere in considerazione quest'oggi una riflessione e soprattutto un ricordo di un confratello di padre Paolo, fra Luciano Otto, il direttore della rivista Studi su padre Pio, definitore provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo e padre Pio, ecco che in questo ricordo tratteggia un po' la figura di padre Paolo. Ascoltiamo. Ho conosciuto padre Paolo nel 1967, quando fu trasferito a San Giovanni Rotondo come sacrista del convento. Io ero chierichetto e, come tanti altri ragazzi, facevamo un po' capo a lui. Portò una vera rivoluzione tra di noi. Riuscì ad ottenere dalle suore di San Giuseppe una stanza per riunirci, trovò un biliardino e poi ci fece diventare cordigeri, e fu un'esperienza bellissima, perché fu con lui che cominciammo a conoscere da vicino San Francesco. Padre Paolo era chiamato Scamorzella, perché tutte le volte che incontravo un ragazzo diceva: "Uè, Scamorzella, come stai?" Ed è stato la persona che, con la sua semplicità ma anche con la sua vicinanza a noi ragazzi, ha saputo darci l'idea di chi era il frate Cappuccino, quel frate del popolo che poi ha accompagnato tante pagine della mia vita. Ed è bello ascoltare padre Luciano Lotti in questo suo ricordo, ed in particolare andando a tratteggiare la sua figura e rileggendo il suo testo, a cui era molto legato padre Paolo, lo ricordo personalmente, La mano di padre Pio. Ecco, vado a leggere un piccolo paragrafo di questo testo. Quando mi trovavo nel convento di San Severo nel 73,
periodo che andava a 70-85, mi capitava di assistere qualche volta a un moribondo nell'ospedale in assenza del cappellano. In una di queste occasioni un'infermiera mi disse: padre, questo è il vetro della finestra su cui è apparsa la mano di Padre Pio, quando Padre Placido era grave in questa stanza. Io ero presente, ho visto l'impronta della mano e ad ogni turno di lavoro. Ci fu anche una correre di gente, di malati, di medici per vari giorni, perché Padre Placido affermava che aveva visto la mano di Padre Pio sul vetro. Padre Placido guarì da una cirrosi epatica un anno prima di morire. Il 23 settembre del 68, alla morte di Padre Pio, tutti i religiosi vennero ai funerali. Io vidi, scrive Padre Paolo, in sacrestia Padre Placido, tutto addolorato, disse: è morto il mio amato compagno, ora è il mio turno. Infatti morì all'età di 82 anni, 3 mesi dopo la morte di Padre Pio. Questo è uno dei tanti racconti all'interno di questo testo, Ricordi e testimonianze di Padre Paolo Covino, che in questa intervista che stiamo ascoltando di Stefano Campanella ci racconta fatti straordinari accaduti nel convento di San Giovanni Rotondo. Ascoltiamo. In questo posto dove ci troviamo avvenne un bel fatto, e cioè, mentre Pio passava di qua, vide una persona, dice: che fai qua tu? Padre, io sono nel purgatorio, di una messa per me domani mattina e sarò liberato. Poi dice: sì, come ti chiami? Saverio Uvardar, a San Giovanni, dice, così, Uvardar. Saverio, quello che fa le barche per gli animali, i basti. E così Padre Pio disse alla messa il giorno presso e quello fu liberato dal purgatorio. Poi gli venne un pensiero e disse: voglio domandare al superiore, padre superiore, è successo questo fatto così, perché non scendi al comune a domandare se questo uomo, Vincenzo Vardaro, disse, è morto qui veramente, che disse: io sono morto qui, bruciato, a questo posto qui. Sì, è andato al comune, hanno scartapellato quei libri là e ha trovato, sì, è morto in convento, bruciato. Sì, è tornato il superiore, questo Padre Pio, è vero, è morto bruciato nel fuoco comune. Fuoco comune, siamo fuoco di tutto, dopo qui si riscaldavano i frati, un po' la notte, e caldi andavano a letto, questo è il motivo del fuoco comune. Forse nei primi tempi qui potevano farsi pure la cucina i frati, niente di impossibile. Se ci sono questi apparecchi qui, questo strumento qua, se riscaldavano un po' di acqua, mettevano un po' di pane, se lo mangiavano. Padre Paolo, a proposito di fatti straordinari, lei mi raccontò, e chiediamo di raccontarlo di nuovo adesso, di un massone che venne qui con l'intento di fotografare Padre Pio per metterlo in ridicolo. Sì, vuole raccontare questo episodio? Vennero qui marito e moglie, erano tutti due massoni, per dileggiare, per prendere in giro Padre Pio, fare delle fotografie, eccetera, eccetera. E questo massone fece le fotografie a Padre Pio. Poi andò in paese per svilupparle e qui ha detto: vedi cos'è uscito qua? Se possibile. Hanno capito, hanno visto le foto, gli hanno detto: abbiamo sbagliato, figliuola. Perché, che cosa venne fuori? E venne fuori un'immagine di Gesù e di Padre Pio, ma non si sa. Fuse insieme. Messe insieme proprio. E quella immagine ce l'era. Ebbene, disse: abbiamo sbagliato, figliuola, andiamo a chiedere perdono a Padre Pio, andiamo a chiedere perdono. Vennero qui a piedi, stanno incontrando Padre Pio. Padre Pio, come li vide, disse: siete voi i massoni che mi crucifiggete tutte le mattine. Quello, sono rimasti interdetti a sentire una cosa di questa. Padre, perdonateci, padre. E così ha avuto il perdono da Padre Pio. Loro stessi si sono impegnati a pubblicare su delle immaginette, io ce l'ho delle immaginette, dicendo: era mandato a San Giovanni Rotondo per dileggiare, per mettere in giro Padre Pio, e mi siamo stati folgorati, perché ci ha detto: siete voi massoni che tutte le mattine mi crocifiggete,
Ed è uscito questo nell'immagine, un crocifisso, un'immagine, la testa piena di coronate di spine. C'è un bellissimo paragrafo, tanti piccoli paragrafi di un capitolo dedicato proprio alla vita e al rapporto con San Pio, intitolato La tosse di Padre Pio. Nel 69, da oltre 7 anni, mi trovavo, scrive Padre Paolo Covino, nella famiglia di San Giovanni Rotondo, con la mansione di sacrista. Una mattina, verso le 5:15, passando vicino alla cella di Padre Pio per andare ad aprire la chiesa, sentii chiaramente, in modo distinto, 3 colpi di tosse. Non ebbi esitazione alcuna, dissi tra me: questa è la tosse di Padre Pio. Poi, pensando a qualche possibile scherzo, a voce esclamai: c'è qualcuno? Ripetei ancora più forte: c'è qualcuno in corridoio, ecco, nel corridoio della clausura. Non ricevendo risposta, presi a sbirciare in tutte le direzioni. Fu cosa vana, ma diressi senza timore verso quella cella, la cella di Padre Pio. Mormorai qualche preghiera, andrai subito ad aprire la chiesa. Nel corso della mattinata interrogai diversi confratelli, nessuno aveva tossito. Al refettorio, verso la fine del pranzo, mi feci coraggio, scrive ancora Padre Paolo Covino nel suo libro. Chiesi la parola al superiore, precisamente a Padre Pellegrino, il quale era subentrato da appena 2 giorni al Padre Carmelo. Dopo aver domandato con insistenza se alle 5:15 si fosse trovato qualcuno presso la cella di Padre Pio ed avuta risposta negativa, raccontai con giuramento che alla suddetta ora avevo sentito benissimo 3 colpi di tosse, quelli caratteristici di Padre Pio, riconoscibili a distanza. Era il 22 gennaio, scrive Padre Paolo nel suo libro, il giorno della vestizione religiosa e della professione di Padre Pio. Ritenni l'accaduto un segno di benevolenza del venerato padre. Ebbene, bellissimo racconto di padre Paolo Covino nel suo testo. E possiamo tornare, Michele, all'interno della chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, ecco, dove è stata allestita, è stata composta la salma di Padre Paolo per l'omaggio dei fedeli, dei suoi familiari, in questo luogo che lo ha visto insieme al suo confratello tante volte, in questa importante mansione, quella di sacrista di Padre Paolo Covino. Intanto anche su internet, sul web, su Facebook in particolare, tante di quelle, come le ha definite, li chiamava lui così, i bambini, i ragazzi, scamorzel, usava questa espressione e l'ha ripetuta anche padre Luciano Lotti proprio qualche istante fa nel suo ricordo, hanno scritto sulla pagina di Facebook, su Padre Pio TV, ricordando Padre Paolo, anche in piccoli aneddoti. Ecco, se volete anche scrivere un vostro commento, potete farlo sulla pagina Facebook di Padre Pio TV, facebook.com/PadrePioTV. Ed in questo speciale quest'oggi, cari amici, tutto dedicato a Padre Paolo Covino, come vi anticipavo poc'anzi, padre Carlo Laborde, con il consueto appuntamento di Padre Pio nel mondo, sarà con noi la prossima settimana, ci accompagnerà come sempre, proprio perché quest'oggi impegnato nell'accoglienza dei tanti fedeli, dei suoi confratelli in convento per i funerali di Padre Paolo Covino. E andando a dare uno sguardo ad alcuni di questi bei racconti e testimonianze di Padre Paolo, ecco un piccolo capitolo dove lui scrive: non torno più. Perché? Perché, scrive Padre Paolo, mio fratello Francesco aveva appena compiuto il servizio militare quando fu richiamato per la guerra in Somalia, in Africa orientale. Una volta tornato, sposò Rosa Ricciardi e poco dopo ripartì di nuovo per la seconda guerra mondiale, destinato a Rodi Egeo. Passarono alcuni mesi ed ecco la cartolina di precetto anche per l'altro fratello Giovanni, destinato all'isola di Creta. Era il maggio del 1944. Cosa avvenne dopo l'armistizio lo sanno tutti: tradimenti, borbandamenti, prigione, deportazioni, mancanza di notizie e tante, tante lacrime, scrive Padre Paolo. Conseguenze di una guerra disastrosa e pregiunta finita male. L'unico faro era Padre Pio, che pregava, confortava, dava notizie sui poveri militari. Ed interrogato da me un giorno e da mamma, il padre ci rassicurò che il fratello Francesco sarebbe tornato. E così fu. Mentre
di Giovanni ci ripeteva sempre, preghiamo, preghiamo. Il dubbio ovviamente, scrive padre Paolo, ci torturava. Fatto sta che Francesco tornò al nostro affetto, anche se dopo molti pericoli corsi in Grecia, nell'ex Jugoslavia, a causa dei partigiani. Giovanni invece affondò con la nave Sinfra, che lo portava in Grecia, insieme ad altri militari, in seguito ad un bombardamento tedesco. Ecco, queste espressioni di padre Pio, preghiamo, preghiamo, presagio appunto che il fratello non tornò più. Ma tra i tanti racconti dedicati a padre Pio e soprattutto legati anche alla sua vocazione, ecco, in questo stralcio, in questa intervista che abbiamo ripreso, questa intervista di 10 anni fa di padre Paolo, anche quindi ricca ancor più di aneddoti, di ricordi, ci racconta la figura di padre Pio quale direttore spirituale del piccolo seminario qui di San Giovanni Rotondo, all'inizio, quando lui giunse qui nella cittadina garganica. Ascoltiamo. Quando lei era studente, ha avuto padre Pio come direttore spirituale? Sì, sì, sì. Ci racconti un po' com'era padre Pio direttore spirituale? Che atteggiamento aveva nei confronti di questo? Nei nostri confronti eravamo ragazzi di 11 anni, di prima media, era dolcissimo con noi, era così benevolo, così buono. Era un santo, che vogliamo fare con i santi, non si può troppo scherzare. E ci confessava tutti i sabati sera. Cominciavamo da alle 5 fino alle 7:30. Tutti noi ragazzi ci confessava padre Pio. Ci voleva così bene, un santo, che vogliamo fare? Avevate paura di confessarvi? No, no, io mi chiamo come tante di quelle volte, dalla terza, quarta elementare, quando dopo fatta la comunione, venivo a confessare, ma tutte le mattine qua, tutte le mattine, tutti quando volevo confessarmi, sabato sera, e mi confessava padre Pio. Poi dopo ho continuato, perché ero con le seminariste e così. Fine per 3 o 4 anni ci ha confessato padre Pio. Poi siamo partiti, pazienza. E lei non è stato mai maltrattato, mandato via? Mai, 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 mai. Eravamo ragazzi. E che volevamo fare? Anche i peccati, diciamo quelle piccole cose. Ma si ricorda qualche episodio particolare di questo periodo, della sua adolescenza? Con padre Pio, direttore spirituale. Quanti ricordi? Padre Pio doveva farsi i bagni per lavarsi i piedi, lavarsi addosso. Chiamava me perché il direttore mi indicò, dice, chiama padre Paolo Covino. E così padre Pio diceva, fa pigliare un po' d'acqua, figlio, voglio pulirmi. E scendeva in cucina, pigliava l'acqua, la portava sopra, quasi di fronte alla stanza sua, riempiva il recipiente che stava all'altezza di 2 metri. C'era una scaletta, salivo, ci mettevo l'acqua e poi dopo lui stesso padre dice, ma faccia da me, faccia da me. Ma come fa padre, con le mani piene con i guanti, come può fare? Dice, no, faccia da me, non ti preoccupare, tu portami l'acqua e basta. E così, quasi ogni sabato, verso le 10:30, le 11, gli portavo un po' d'acqua, si faceva una bella doccia e poi quando era via, trovo tutto in ordine, tutto pulito per bene. Ma padre, ci penso io a fare certi servizi, lei come li può fare? Non ti preoccupare, fai così, basta. No, ecco, va. Ma questo rifiuto di non farsi aiutare, era motivato dal fatto che non poteva mostrare le sue stime? L'una e anche l'altra per non farsi vedere, faccio tutto da me, non voleva dare fastidio a nessuno. Soltanto non potevo salire a scendere le scale, andavo a pigliare l'acqua, la mettevo nel recipiente e basta, facevo tutto da sé, tutto da sé. Ci fu una notte particolare vissuta dagli studenti che dormivano insieme a padre Pio qui a San Giovanni Rotondo, una notte tempestosa, lei c'era? No, io non ci stavo, io. Perché padre Pio è stato il direttore dei ragazzi per vari anni. Prima che avesse le stimmate, un paio di anni è stato direttore. Ma se è successo qualche cosa, non lo so. So il fatto, lo so dei fatti. Ma non c'era lei? No, io ero ancora, non lo so, nato io, in quei tempi. Del 18 sono nato io.
Però lei era fra quei ragazzi che poi furono trasferiti ad altro convento. A Tora, Tora Presenzano, vicino Cassino. Quindi, diciamo, fece parte di coloro che diedero l'addio a Padre Pio. Proprio, e quella sera, quando arrivò un telegramma dal provinciale, dice, partenza per Tora. Si direttore, che è successo qua? E così poi scapimmo e ci cominciò a dire il direttore, bisogna andare a Tora, bisogna andare a Tora. Dice, e che dobbiamo andare a fare? E ci spiegò il direttore. Poi il giorno appresso venne il provinciale e così sapemmo tutto. Dice, ma è possibile? A Tora, proprio a Tora, a Tora. E come mai vi trasferirono? E perché si diceva che Padre Pio guastava i ragazzi, erano venuti altri incidenti piccoli verso la Pasqua di quell'anno. E ti fate Padre Pio e tutto, andavano a raccontare male al Papa, e allora il Papa ha preso dei provvedimenti, non proprio lui, ma il posto di Castere del Sant'Ufficio, e così andammo a Tora. E quando ci salutammo con Padre Pio ci abbracciò tutti uno con l'altro, uno presso l'altro. I miei figlioli, fate i bravi ragazzi, fate i buoni figlioli, ubbidite, studiate e comportatevi bene. Ci abbracciò. E la mattina presto partimmo, verso le 6, scendemmo con la macchina a Foggia, poi da Foggia, prendiamo il treno per Tora Presenzano. E arrivavamo la sera, penso qua, la sera, non ci stava luce, non ci stava niente proprio. Dove siamo andati a finire? Ma che commento è questo, diciamo noi, oscuro, anzi pieno di fumo, perché quella sera il cuciniere, per vedere noi ragazzi, aveva lasciato qualche cosa solo, e quando fumo tutti i conventi pieni di fumo, no? Dice, avevamo una brutta impressione, dice, ma figliolo, è capitato, diceva, e così siamo stati giusto un anno. È bello ascoltare Padre Paolo con questi suoi racconti, una serie di racconti, testimonianze che potrete rivedere tra qualche ora, anche domani su YouTube, sulla nostra pagina, dove, pagina ufficiale di YouTube, dove pubblichiamo tutti i video, tutte le interviste, tutte le nostre rubriche che vi permettono così di guardarle con calma, anche se volete scaricarle sul vostro computer. Abbiamo ancora un paio di minuti e rileggendo un piccolo passaggio di questo testo, ecco, vediamo anche la pagina di YouTube, grazie Michele. Ecco, concludendo questo nostro speciale dedicato a Padre Paolo, c'è un racconto che ritorna un po' indietro negli anni. Fin da ragazzo conoscevo le sofferenze di Padre Pio, spesso notavo che camminava con dolore, specie quando usciva dal confessionale. Mi dicevano anche che tutti i giorni versava sangue. Me ne resi conto quando vidi i fazzoletti macchiati di sangue che mi passava mio fratello Francesco, ha detto a confra Costantino da San Marco la Catola, alla pulizia della cella numero 5. Compresi allora che Padre Pio, come Gesù, portava la croce e versava sangue. Mi piace ricordare un breve dialogo, scrive Padre Paolo nel suo libro, con lui quella mattina del 17 settembre del 1968, festa delle stimmate di San Francesco. A Padre Pio chiesi, Padre spirituale, come si sente? Figlio mio, rispose Padre Pio, non ne posso proprio più. Perché non chiede al Signore che alleggerisca un po' questi dolori? E Padre Pio gli rispose, se non soffrissi, morirei prima del tempo. Sono queste, scrive Padre Paolo nel suo libro, espressioni di un asceta, di un mistico, di un santo. Il Padre aveva le piaghe come Gesù, si offrì vittima come Gesù. Alla sua morte, dal suo corpo, scomparvero i segni della passione, mentre la sua anima tornava nella casa di Dio. E in particolare c'è un aneddoto, un racconto, e lo racconterà proprio adesso Padre Paolo, in questo piccolo stralcio che vogliamo ascoltare a conclusione di questo nostro speciale, quando un mese dopo la sua nascita, Assunta, la mamma Assunta, portò il bambino ai Cappuccini per farlo benedire proprio da Padre Pio, che da 4 mesi portava impresse le stimmate nelle mani, nei piedi, nel costato. Padre Pio tracciò un segno di croce sul capo del neonato e disse alla mamma per 3 volte auguri, auguri,
auguri. E mamma Assunta chiese, ma perché tanti auguri? E rispose Padre Pio, questo bambino sarà sacerdote. Ascoltiamo. Padre Pio, peraltro, ha per certi aspetti previsto, per altri aspetti influenzato la scelta sua di farsi frate e sacerdote? È influenzato Padre Pio, chi vuole sua influenzare? Lo sì, il Signore lo influenzava, Padre Pio, perché Padre Pio era un sant'uomo, non desiderava nulla, non voleva mai una cosa, Padre Pio. Eppure, quanti fatti sono successi, dopo, quando ha preso messa, venne qui, e così, la mattina doveva farmi da diacono lui, ma non poteva lasciare la confessa certa tanto di quella gente, e lo fece padre onorato, quello che poi l'ha assistito, e così, padre onorato, fece il discorso quel giorno, e poi, alla fine della messa, tutte le persone baciavano le mani, insomma, avevano il ricordino, ebbene pure Padre Pio mi abbracciò, dice, gli disse grazie Padre per le preghiere che ha fatto per me, grazie, dice, cos'è niente figliolo, ci salutammo e così. E poi nei giorni susseguenti veniva a dire la messa qui in convento, la diceva la messa all'altare di San Francesco oppure di San Felice. Padre Pio diceva la messa a secondo gli orari, e così disse dopo la messa, lo salutava, eccetera, e scendeva a casa. E avvenne un piccolo fratello quel giorno, qui a fianco, dove si lavava i piedi Padre Pio. Gli hanno poco d'acqua, gli lavavano i piedi, subito corsi io, nella speranza di poter vedere le piaghe ai piedi, invece messa l'acqua necessaria, si mette giù dalla porta, figliolo, e Padre Pio voglio lavarli, io le faccio benzina, se no non ti preoccupare. Non mi dite per vinto. E allora cosa feci? Cosa stavo a fare? Cominciai a sbirciare per la toppa della chiave. Come lo vede Padre Pio all'altra parte di fronte a me che mi guardava. Ma io invece così mi allontanai. E per un giorno interno l'ho guardato a Padre Pio. E molto lui da me dice, me faglio, non ti preoccupare, non ti ho fatto niente, non ti faccio niente. E così siamo tornati a parlarci di nuovo. Ma vedendo, io guardavo da fuori, lui da dentro. E sua madre comunque appena nato la portò qui da Padre Pio? Mia madre, dopo 40 giorni, prima portò a San Giacomo, alla chiesa di San del Paese, dove una mia zia la frequentava tutte le mattine. Disse, vogliamo andare a commento da Padre Pio? Disse mia zia, sì, andiamo, riceve la benedizione del Padre Pio, che ha avuto le stimmate, già si diceva un santo. Arrivai qui, non so niente, perché lo raccontava mia madre, lo raccontava. Venne qui, e così mia madre mi ha detto, dice, figliuolo, mi mise la mano sulla testa e disse, figliolo, signore, auguri. Disse mia madre, perché tanti auguri, padre, tanti auguri. Questo tuo bambino diventerà sacerdote. 24 anni prima mia madre sapeva che sarei diventato sacerdote. Lo sapeva sua madre, ma non lei. Mia zia e due sorelle stavano in casa nostra. E così sono diventato sacerdote. Lei quando venne a sapere? La mattina di quando fui ordinato sacerdote e disse mia madre, figliola adesso posso morire contenta perché si sono avverate le parole di Padre Pio. E che ha detto Padre Pio? Che tu saresti diventato sacerdote. E mia madre lo sapeva pure mia zia, ma non mi hanno detto mai nulla. E quando nacque questo suo desiderio di farsi frate e sacerdote? Ma da bambino, voglio farmi frate, voglio farmi diventare pure come Padre Pio. Un po' alla volta, e così ho avuto la vocazione, figliuolo. Ho 84 anni, dico la messa tutte le mattine, faccio la piccola predica, vado a confessare, vado nelle scuole a dare il cordone di San Francesco a tutti i bambini.
E voi ieri sera arrivando una persona, dice padre, mio fratello ha perduto il cordone, come? Ce n'avete un altro? E ce l'ho preso, ma te lo dai, un po' te lo vado a pigliare, se ne sono l'ho preso e ce l'ho dato. E i bambini hanno preso tutti i cordoni di San Francesco, e quanti dottori, quanti avvocati, persone per bene, dice padre, c'ho ancora il vostro cordone che mi avete dato alla quinta elementare. E tanto da Foggia, all'Arino, l'ho dato pure ai ragazzi di San Severo, a tutti i ragazzi, Domino, a tutti i ragazzi ce lo do io, perdono, a quelli di quinta, perché sono più grandi,